Ciao ragazzi, ciao ragazze, rieccoci su XCOM 2. Ho aggiunto nelle riserve alcuni di voi, tutti quelli che mi hanno in realtà chiesto di partecipare alla resistenza, dopo Kono, ecco, da Andre the Giant in giù. Vi ho aggiunti tutti, se ho dimenticato qualcuno fatemelo sapere. E per quanto riguarda le apparizioni, beh, dipenderà da diversi fattori, dipenderà dalla casualità. Perché sarà un po' il PC a decidere quando farvi apparire tra le riserve acquistabili. E con le riserve acquistabili faccio riferimento. Scusa, reclute acquistabili. Faccio riferimento proprio a questa schermata. Per ora sono apparsi solo Dario, Rufus e Zoro. Tutti questi altri sono stati creati dal PC in maniera completamente casuale. Questi non verranno mai riscattati da me. Ok. Ognuno di voi mi costerà ben 25 riserve. Adesso ne ho 105, i soldi sono fondamentali, quindi per questo dovrò essere molto cauto nell'acquistarvi. Vi faccio vedere, adesso prendiamo Dario. Ok? Io seguirò sempre comunque l'ordine, va bene? E Dario verrà sostituito, magari nel prossimo gameplay, prossimo caricamento, missione, da un altro presente nelle riserve che vi ho fatto vedere prima, ok? Ma la scelta sarà casuale. Questo ci tengo a dirvelo. Ogni quanto acquisterò le reclute, beh, ogni qualvolta ce ne sarà bisogno. E molto dipenderà dall'esito delle missioni, ovviamente. Per ora ne abbiamo abbastanza di soldati. Abbiamo tante reclute da migliorare. Quindi per ora lasciamo così. E ovviamente ad ogni morte. Ogni corpo, ogni cadavere verrà sostituito da una nuova recluta. Io spero il più tardi possibile, ovviamente. Non me ne vogliono tutti gli altri. Allora, iniziamo. L'obiettivo è di ricercare le comunicazioni con la resistenza. E se no. Ah, tra l'altro, ho provato a fissare il problema relativo agli NPC. Che insomma dovrebbero apparire nel bar. Non vedo nessuno a vuoto. O nelle altre stanze. Qui non c'è nessuno. Non c'è nessuno. Vabbè, proveremo dal prossimo caricamento. Un fix che avevo trovato io stesso, ma anche lo stesso Xore, ma la stessa mod, quindi suppongo sia funzionante. Insomma, quando torneremo dalla prossima missione, cercherò di farci caso. Quindi, dicevo, le comunicazioni. Dovremmo costruire qui il centro delle comunicazioni. Questo si è liberato. Ci costa ben 80 riserve. Oddio, che fortuna è andata dannatamente bene. Facciamolo subito. Do subito inizio ai lavori, comandante. Le farò Sì, sapere non appena saranno finiti. Shen. Spostiamo Park Cheng di qua in modo da velocizzare la cerca di resistenza. 12 passeremo a 10, 9. Ok. Mettiamolo qui. Benissimo. 6 giorni, insomma, del 50%, ottimo. Ottimo così. Ora, la priorità in questi scavi sta nel liberare la zona della bobina, questa qui centrale. Quindi, perché, ve lo spiego subito, perché qui possiamo ricevere dei bonus installando uno snodo energetico. Gli snodi energetici ci forniscono energia. Ogni struttura richiede 3 punti energia. Prima o poi, insomma, arriveremo al limite. Quindi, costruendo uno snodo qui, avremo un bonus. Anziché più 3, magari un più 6. O non lo so, magari più 9, non lo ricordo affatto. Quindi, liberiamo quest'area, scendiamo qui. Dopodiché, arriveremo alla bobina. A posto. Per ora ci siamo. Perché gli alloggi del comandante sono. Ah, vabbè, non sono rimasti selezionati. Procediamo con le missioni. Andiamo alla ricerca di Le riserve. forze della resistenza locale possono aiutarvi a entrare, ma prima dovrete stabilire un contatto con la loro rete. Siamo solo all'inizio, comandante. Già. La sua leadership sarà un esempio per tutti gli esseri umani del mondo. Sono d'accordo, ma è dura. Ricompensa reclute. Questa non è affatto male come possibilità. Cioè, quindi il gioco andrebbe a pescare tra le reclute, tra la lista delle reclute, magari Zoro e Rufus. Però potrebbe pescare anche. Potrebbe pescare anche le altre.
In quel caso che cosa faccio? Poter rinominarle, ma in che modo? Ah, poi potrei fare una sorta di pesca, potrei usare l'intelligenza artificiale per far scegliere chi far apparire. Potrei fare semplicemente così. Però, prima di andare qui, andiamo verso gli insediamenti, 5 giorni in riserva, perché Nuova stiamo a rotta per zero. l'Avenger. Andiamo lì. Buono. Abbiamo fatto 26 riserve liberando quest'area. Questa qui. Scendiamo qui sotto. Qui faremo 49 riserve più delle leghe aliene. Va bene. Altri 20 giorni. Tantissimi. Invece Taigan. Taigan va davvero lento. Salve, comandante. I lavori sono a buon punto, ma ci vorrà del tempo prima che la mia ricerca sia completa. Ha bisogno di aiuto, Taigan. Armi magnetiche e tanta roba, ma è un problema. Potrei anche. In realtà le comunicazioni sta in questo, l'obiettivo. Potrei anche pensare di fare prima questo. Sì. Comandante, abbiamo già investito molte risorse in questo progetto di No, hai ricerca. ragione, hai ragione. Se lo desidera, possiamo Non concentrarci su bruciamo qualcosa di tutto. diverso. Facciamo passare, nella speranza di prendere subito uno scienziato, facciamo passare i giorni qua e magari potremmo andare qui, in modo da far passare il tempo più rapidamente, non lo so. Costruisci più rapidamente. Risorsa strategica individuata. Bene così. Vediamo il tempo. Impostazione rotta per il settore 9, Stati Vediamo. Uniti occidentali. Ottimo. Questa struttura sarà cruciale per tutti noi, per le missioni segrete. Extra. Comandante, le fazioni della resistenza che lei ha contattato sono ben equipaggiate e in possesso di informazioni preziose riguardo alla posizione dei prescelti. Il loro aiuto sarà fondamentale. Concordo. Comandante, per completare queste operazioni dovremmo inviare i nostri soldati presso le fazioni della Resistenza. Dovremmo fare a meno di loro per qualche giorno, ma ci guadagneremo il favore della Resistenza e forniremo supporto. Già. Ci dia l'ordine, comandante, e faremo di tutto per ostacolare gli anziani e il loro folle schema. Sono d'accordo, Bedos. Allora, queste missioni segrete sono state aggiunte tramite il DLC. Sono molto interessanti perché possiamo ricevere dei bonus, dei soldati particolari. Vedete, sono state aggiunte tra l'altro due nuove classi, Templari, Mietitori, Guerriglieri. Un guerrigliero l'abbiamo conosciuto nella primissima missione, che sono praticamente ibridi tra alieni e umani, e l'avete visto attraverso Betos. E Mietitori sono particolari cecchini, Templari sono questi qua che vedete. Molto molto interessanti. Allora, in questo caso, mandando un soldato, quel soldato riceverà un più uno in mobilità, accompagnato però da un altro soldato. Il tutto, insomma, è una buona cosa perché farebbero anche esperienza. Per un'operazione del genere è meglio schierare uno dei nostri veterani a capo della squadra, Non comandante. ne abbiamo di sergenti, quindi non possiamo andarci per ora a Bradford. Qui un più 3 la mira è tanta roba. Oh, questa promozione mi piace assai. Molto mi piace. Però. Cerchiamo di prenderci subito un templare. Quindi. Faccio davvero fatica a non andare qui per la promozione in realtà. Però dai. Stavolta facciamo questa del templare e poi andremo subito a fare il recupero rifornimenti. Allora, chi mandare? Io e Vuroi abbiamo combattuto già 2 volte. Mi tolgo De Maron io. No, dai, mandiamoci Vuroi. Mandiamoci Vuroi.
Voroia lo facciamo accompagnare. Ti do un bel più uno, Voroia. Io mi farò la promozione dopo, allora. Lo facciamo accompagnare non da Icola e da Xorin perché molto probabilmente oggi scenderanno in campo. Beh, Icola sicuro. Seguiremo l'ordine. Mandiamoci Shooter. Mandiamoci il soldato Shooter con Voroia. Ok. Mi raccomando, soldati. Mi raccomando. Sì, spostiamoci un ingegnere. Ok, e queste missioni noi non le viviamo. Va bene, ci penserà il computer. Quindi fra 5 giorni loro torneranno. Nella speranza. Dicevo, nella speranza non accada nulla di brutto a quei soldati, perché le Avevamo dei missioni potrebbero sospetti, anche ma fallire. finora non abbiamo mai avuto le risorse per indagare. No, cavoli, non volevo tranciare male il discorso di Bradford, in realtà. Allora, andiamo verso quindi le reclute. Andiamo a vedere. Nuova rotta per l'Avenger. Andiamo qui. Aiuti la mia gente a compiere la missione e le saremo grati, comandante. Ma certo. La fazione Falange del Sole ha una nuova missione prioritaria per lei. Uno scienziato, il che è ottimo. 82 dati. Recupera l'oggetto dal treno Advent. Operazione Half Dead Moon. Un Impostazione rotta bel per il nome. distretto degli Stati Uniti Questa occidentali. missione ha un bellissimo nome. Io spero sia una missione, diciamo, non difficile. Me lo auguro. Missione di livello facile. Allora. Scegliamo i soldati. Io avevo pensato. Per fare più esperienza possibile, per migliorare le reclute, io direi di mandare nelle missioni facili almeno 2 reclute. Potrebbe essere un rischio, lo so, ma in questo caso avremmo più soldati specializzati, il che potrebbe essere molto utile nel momento in cui verranno a mancare soldati, sia per ferite sia per... Purtroppo, morte. Ad accompagnarli ci saranno. Io ho combattuto 2 volte di fila, quindi no. Skull e Ray. Lo chiamo Ray perché mi ha detto di soprannominarlo in questo modo. Facciamolo subito. Ah, no, non posso darti il soprannome perché ti manca esperienza. Ah, non lo sapevo sta cosa. Vabbè, va bene. Vabbè, mi ricorderò io. Ray. Ti chiamerò in questo modo. Mi hai detto anche forse di cambiare, ma adesso non ricordo. Di darti un nome forse diverso. Adesso ho un ricordo forse sbagliato. Ad ogni modo, mettiamo a te un'altra cura. E a Icola una cura. Per il resto ci siamo? Perché no? Allora, a me il mirino piace aggiungerlo sempre ai Ranger o al cecchino. Ma queste armi qua pesanti hanno sempre una mira sbilenca, piuttosto bassa. Aumentiamogliela. Ok, Skull, dovresti essere felice. Tanto che ci sono, ti metto anche un colore eccentrico. Perché verde? Perché il Joker in genere o ha i capelli verdi o altro. Ma i capelli di Skull per me rimarranno sempre mori. Non ce la faccio a cambiarli. Quindi mettiamo il verde nelle armi. Andiamo, signori. Skyranger, partito. Via libera allo sbarco. Sono in tensione. Spero di non pentirmene. Aver mandato 2 reclute è Abbiamo un'ottima rischioso. occasione di frenare i progressi degli alieni con la loro ultima operazione. Secondo le informazioni in possesso, la Advent sta trasportando un archivio in zona su uno dei suoi treni. I dati che contiene sono importantissimi per gli alieni. Dobbiamo prenderci il convoglio. Eliminate tutti i contatti nemici e recuperate i dati. Mena, sono 5. Abbiamo le coordinate di un archivio Advent vicino alla vostra posizione. Attenzione, è protetto da cariche autodetonanti.
Disinnescatele ed estraete il pacco prima che i suoi contenuti vengano distrutti. E non solo a quanto vedo. Ci sono torrette. 7 turni sono pochi. 7 turni sono davvero pochi. Allora. Movimento. Bisogna essere rapidi, però. Sto di guardia. Neanche. Cioè, bisogna anche essere cauti. Xorin, ti faccio avanzare molto a te. Mettiti qui. Bevegon, bevegon. Non ho visto nessuno, quindi andiamo più. Sono già lì. Più avanti possibile. Questi treni viaggiano giorno e notte, ma non vedi mai nessuno caricare o scaricare merce. Mm. Almeno non dove ti aspetteresti di vederlo. Vabbè, certo. I traffici che hanno questi alieni per ora sono a noi sconosciuti e non è affatto bella la situazione. Ci facciamo pubblicità a quanto vedo. Che bella sta cittadina, però potrebbero davvero fiancheggiarci male. Bisogna stare attenti. Molto attenti. Rimaniamo qui, va. Vado. Ho paura del lato destro, devo essere sincero, non ci avevo pensato. Ok. Scolla. Avanzami ancora tu. Vai qui. Mi muovo all'istante. Niente, davvero? Affermativo. Non mi piace questa situazione. Sono già lì. Ok. Si può fare. Sto avanzando senza Overwatch, il che non è proprio bello. Questo è un ottimo avanzamento, ma qua di sicuro vedremo qualcuno. Dai. State lontani da quelle torrette. Non sappiamo se sono automatizzate o attivate a distanza. Ma i nemici dove sono? Ok, eccoli. Eccoli. Mi ha fatto la finta. Ma sei da solo, davvero? Feindgesichtet. Molto rischioso da parte tua, ufficiale. Molto. Però sei dannatamente fortunato. Non ho posizioni sicure. Xorin può avanzare un pochettino di più. Davvero, io ho paura di quest'area. Bisogna colpire però, non possiamo aspettare. Sì, mi deve avanzare Skull. Mi deve avanzare. Se Xorin fa tipo questa mossa, non sarebbe male. Certo, rischioso, me ne rendo conto, ma non sarebbe affatto male. Allora, provaci. Io spero davvero non ci siano altri soldati. Dati. Oh santo cielo. Quanto l'ho complicata, ragazzi. L'ho complicata da morire. Affermativo. L'ho complicata davvero tanto. Poi per fare cosa? Per fare cosa? Io volevo prendere entrambi, ma non ci riesco. Sarà meglio fare questo, sapete? No, 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 no. La situazione non è proprio bellissima. Tu in Overwatch. Sto di guardia. Tu. Tu mi devi beccare. Bisogna ammazzare quello. Bisogna ammazzare quello, però io gli Overwatch non posso direzionarli. Allora, Skull potrebbe colpire in quel modo. Mi si deve mettere. Qui. Potrebbe essere fiancheggiato però Icola.
potrebbe essere fiancheggiato da quelli. Non è buono. Priorità chi? Io voglio eliminare il sectoide perché potrebbe complicarci la vita tantissimo. Ma poi la torretta potrebbe davvero ammazzare. Questi due potrebbero ammazzare Xorin. Potrebbero davvero farlo fuori. Qui. Mi sto muovendo. Eseguo. E tra l'altro non vede neanche nessuno, quindi speriamo bene. Spostare Xorin lì è stato un errore. Però ormai è fatta. Bisogna procedere. Non... Uccidetelo, ragazzi. Ci tengono sotto tiro. Vai, soldato. Ottimo. Ottimo soldato. Eccezionale. Il problema sarà la torretta. Grosso problema. Ah, ce n'era un altro lì dentro. Non era solo. Bravo, Ray. Non hai fatto una cosa da poco. Ragazzi, siete stati fenomenali. Il problema rimane Xorin. Il problema rimane Xorin. Se la prende con... Scolla. Oh sì. È mancato poco. E il soldato non ha attaccato. Ce n'era uno lì dentro. Ho visto bene, vero? Ok. Ok. È andata molto bene. Io direi di mettermi. Allora, qui abbiamo un 67%, il che è incredibilmente basso, devo essere sincero. Vai. Vai, Skull. Abbiamo fatto il minimo. Non siamo mai fortunati. Ha la corazza e quindi ha assorbito i colpi. Noi se facciamo 3 non lo uccidiamo. Però bisogna provarci. Fammi un 4. Ah, signore. 3, ovviamente. 3 attacchi verso quella roba lì. Non mi piacciono, però. Mi muovo all'istante. Icola, devi colpirlo perché con lui devo avanzare. Mi raccomando, Icola. Bene. Bersaglio inerme. Allora. Con lui bisogna avanzare, ma non... Bisogna neanche fare gli sciocchi. Bisogna avanzare perché bisogna disabilitare il container. Mettete qui. Niente Overwatch. Sono già lì. Questo potrebbe essere un azzardo. Ok. L'azzardo. Non posso muovermi da qui. È andato bene. Il tempo passa e il detonatore non aspetta nessuno. Raggiungete l'archivio e disinnescatelo prima che sia troppo tardi. Questa è la mossa che compierai. Da specialista, queste sono le tue azioni. Xorin, ti metti qui. Posizione bestätigt. Per ora stai lì. Skull. Gli devi rompere la difesa, a parte significherebbe ucciderlo, in realtà. Avanzando di 1, 2, allora, 1, 2, 3, di 3 caselle. No, non ci arriverebbe mai. Dovrebbe andare... Dovrei metterlo tipo qui. Per farcela, suppongo. Non è neanche scontato. Qui di certo, ma senza protezioni. Ascolti, va di... rischiartela. Lui non deve subire ferite nel momento che si trova di là. Mettiti qui. Facciamo questa stronzata. E nel frattempo ne ammazziamo subito uno. Prendi qua. Io non voglio distruggere l'albero, però mi sa che cadrà purtroppo. Lì non ci saranno protezioni. Allora... Abbiamo 3 turni in realtà. Stiamo calmi.
Stiamo calmi. Mettiamoci qui, vediamo che succede. Ok, avviciniamoci. Va bene così. Va bene così. Xorin, mi fai un Overwatch? Almeno uno lo voglio. Icola mi deve avanzare. In movimento. Oh, contatto santo cielo. Oh, signore, avete visto? Avevo paura di questo. Va bene. Tu non devi pensare ad altro che fare questo. Ci vado subito. È la tua missione, soldato. Siamo vicini. Sì. Mena, sono 5, qui Avenger. Abbiamo conferma della presenza del pacco. Andate e recuperatelo. Ok. ...42%, una piccola scorta di rifornimenti, 28% grande, proviamo il 42%, il fallimento non porterebbe a nessun roba critica, proviamoci. Oddio, va bene, l'importante è comunque la disinnescare il detonatore. Un posto così. Ci siamo. Abbiamo ora l'attrezzatura. Sei... Mena, sono 5, stato confermato. Le sei chiaramente sono inattive e il pacco è nostro. Sei chiaramente eliminate esposto. Le forze rimaste nella zona. Non abbiamo protezione, non possiamo neanche avvicinarci a loro. Aver di sotto quella pianta, vedete cosa a cosa ha portato? Allora, mettiti qui, Skoll. Mi avvicino alle coordinate. Questo fiancheggiamento però non me l'aspettavo. Aspettavo, provaci subito. No. No. All'82%. No, per favore. In riserva. Bisogna. Ma sapete una cosa? Rischiamocela. Lo so, è stupido. Ma voglio ammazzarlo quello lì. Dai, ti metto qui con un minimo di protezione, perché da qua non lo vedi. Ma voglio ucciderlo quello. Ok, mi muovo. Icola, mi raccomando. No, ho finito il turno, non me ne sono accorto. Next position. Attenzione. Perché non è partito l'Overwatch? Prendere Xorin. Ah no, 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 no. Ha rianimato l'ufficiale. Ammazzalo, ti prego. Ah, liscio. Adesso Icola. Anzi no, molto probabilmente. Sì, Icola, ma aspettavo lui. Ragazzi, tutto qui? Ci sta andando molto bene. Molto bene. Allora. Sapete una cosa? Saremo estremamente spietati e cinici. In movimento. Lo facciamo. Lo facciamo. 88%. E un bel critico. Adesso Icola ci ammazza. Sto andando. Il sectoide. No. No. Icola, per favore. Per favore. Sono accorto. Verstanden. Rück ab. Sorin mi ammazza il soldato. Ok. Confermo. Abbiamo un'ultima possibilità. Con un 10 al mirino non posso fallire, 98%. Non farà più male a nessuno. Dovrebbe essere finita. Mena, sono 5, stato confermato. Tutti i nemici eliminati e area libera. Mena, sono 5, stato confermato. Bene. Missione compiuta. Ragazzi, siete stati perfetti. A dir poco perfetti. Anche molto fortunati. Perché sono
passati tutti gli Overwatch. Tutti. E non è cosa da poco. Capita di rado. E più le missioni si faranno dure, più queste fortune verranno meno. Potete starne certi. Per ora non abbiamo che festeggiare, però. Le autorità Advent comunicano che quella di oggi è stata una semplice esercitazione. Non c'è motivo di allarmarsi. Spari e ferite sono stati simulati a scopo di addestramento avanzato. Bellissima questa foto. Scollo fa dannatamente paura. Il vento è cambiato. Il vento di poppa, Scollo. Ok. Qualcuno è passato di grado, suppongo, vero? Sì, Axorin, che è ottimo. Missione in missione. Bene. Allora. Vediamo. Cosa diventi, Nicola? Tiratore scelto, come il tuo comandante. Ottimo. Xorin. Specialista. Ok. Io sono abituato a vederlo Ranger, quindi mi fa un po' strano. Ora possiamo promuovere invece Skull e... Ray. Ray diventerai medico. Il primo specialista per me sarà sempre medico, perché ne abbiamo estremo bisogno in battaglia. Quindi avrai un robot, un drone, che avrà la possibilità di curare i soldati, ovunque si siano. Invece, per Skull... Aumentare la difesa o l'attacco? Io direi l'attacco. Gli attacchi con cannone danneggiano le armature, il che a me piace molto. Invece protezione antiurto conferisce un bonus di armature e fanno subire il 66% di attacchi meno gli attacchi esplosivi, il che è ottimo, ma voglio qualcuno che danneggi le armature nemiche. Ok, quindi sarei uno shredder. Caricatore esteso e caricatore automatico. Va bene. La prima ricarica della missione non costa un'azione, che è ottimo. Una battaglia gloriosa. Tra Advent non ha alcuna speranza contro di noi. Non abbiamo che festeggiare, mi piace il fatto che ci sia questa atmosfera dentro la Wenger. Grazie per aver inviato lo staff di supporto per aiutarmi, comandante. Mi assicurerò che venga utilizzato al meglio. Infatti, 14 giorni, Taikan. Le cose stanno migliorando, ragazzi. Vi siete comportati molto bene. Però non vedo soldati. Devo ammetterlo. Queste nelle varie postazioni. Non hanno esperienza, ma compensano con la grinta. Già. La propaganda della Advent vuole dipingere la Resistenza come un gruppo di estremisti. Non date credito alle loro menzogne. I nostri ragazzi stanno facendo il possibile per riprendere il controllo del nostro, ripeto, nostro pianeta. Questa è davvero una figata, questa foto. È davvero bellissima. Se non sbaglio, Ray si mette sempre così. No, guardate che fighi che sono. Ma proprio belli. Siete meravigliosi. Ragazzi, vi siete comportati benissimo. Tra poco tornerà anche il nostro Mar Nero. Tre giorni. Torneranno anche Vuroia e Shooter, fra quattro. Poi toccherà a me e probabilmente ad Olga a scendere in campo tra le missioni segrete. Ragazzi, al prossimo video.